di bandiera potrebbe crescere questo di nome. Di bandierona, sono, se sei di grande bandiera, no, no. Però non l'unica, l'unica carica. Non sarebbe male Crosetto alla presidenza della Repubblica. Beh, è troppo giovane Crosetto per fare il presidente della Repubblica, è troppo poco autorevole. Ci sono candidati molto più autorevoli di me che sono. Non è lusingato. Però un grande exploit, no? È stato questo. Certo che sono lusingato, vorrei vedere chiunque si sente lusingato dall'essere votato da ex colleghi, per cui lo sono poi. Siccome ho grande rispetto per le istituzioni, ho ringraziato, sono venuto per ringraziare Giorgia Meloni perché mi ha dato una prova di affetto, avendo fondato io con lei Fratelli d'Italia, pur essendo io uscito da tempo. E poi ha evidentemente lavorato bene perché ha moltiplicato quasi per due i voti di Fratelli d'Italia. Quindi, e che segnale è questo? Come lo legge? Secondo me è l'indice che i gruppi parlamentari, non solo del centrodestra, hanno voglia di votare dei nomi. E di non votare più scheda bianca e che quindi hanno utilizzato il mio nome anche per dimostrare questo. Però la sua candidatura di bandiera è anche un indice di divisione del centrodestra. No, perché non ci sono state altre candidature. Qualcuno ha deciso di votare scheda bianca, qualcuno ha deciso di votare Guido Crosetto. Numero di schede per il presidente Mattarella, che segnale è secondo lei? Beh, è il segnale di un profondo rispetto, per carità, che probabilmente avrebbe raccolto molti più voti se il presidente Mattarella si fosse reso disponibile. Quindi non c'è bisogno delle schede della Camera, dei deputati e dei senatori per testimoniare il rispetto verso un presidente che è probabilmente uno dei più amati che questo paese abbia mai avuto, dai cittadini, non dal palazzo. E Casini può essere considerato un candidato super partes? Casini è super partes da quando è nato, quindi no, Casini è sicuramente una persona autorevole. Guardate, basta guardare i curriculum delle persone, tutte le persone di cui ho sentito i nomi negli ultimi 5 giorni sono persone che hanno curriculum di un livello tale che sono assolutamente adeguate, quindi la scelta è soltanto quella di mettere insieme i voti per sceglierne uno di questi. Poi, come hanno dimostrato anche altri presidenti, una volta che si arriva al Quirinale e si perdono tutte le divise, le casacche che si sono avute fino anche a un attimo prima e si diventa presidente dell'Italia e degli italiani. Lei è pronta a salire al colle? Salire al colle, sì, per la cerimonia del 2 giugno se mi invitano. Sì. Grazie.